sono su TikTok. Vediamo un po' oggi. TikTok. TikTok, tac. Checco non l'ha presa tanto bene, tanto che è andato nella nostra base, ha spaccato il collegamento con la farm di Gunpowder. Adesso parlo io. Prima di iniziare il video voglio dirvi che già io l'ho... Checco non l'ha presa tanto bene. Piano! Chi cazzo è questo? Piano che non so manco chi è. Piano, che ha fatto? Parlo della situazione con Checco. Checco chi? Checco chi? Allora, grazie mille Mike01S, grazie mille per aver regalato la sub a Spidino, 2 mesi di resub, grazie. Poi Bayernita, grazie mille, 13 mesi di resub, grazie mille, bellissimo, grazie. Grazie mille anche a Thunder Nitrius, 8 mesi di resub, grazie mille. Niente, iniziamo le reazioni su TikTok, vai. Bene, tanto che è andato nella nostra base, ha spaccato il collegamento con la farm di Gunpowder. Adesso parlo io. Ma questo è Checco? Allora, quello di prima chi era? Questo chi è? Prima di iniziare il video voglio dirvi che già io e Lollo abbiamo parlato in privato, ma... Ah, Lollo si chiamava, Lollo. Ma che è, Lollo BTV? Lollo quello che mi ha scritto su WhatsApp quando sono stato bannato? Ah, non lo so io, non... Purtroppo non lo conosco, però mi ha scritto l'altro giorno, mi ha scritto se è lui. Non so se è lui, magari mi sbaglio, Però in teoria, dove sta? Eccolo. Sono Lollo BTV. BTW. Ma non so se si chiama... Ma è un altro Lollo questo? È un altro Lollo? Boh, non lo so. Ah, non sarà lui. Vabbè, comunque, sti cazzi. Vabbè, non... purtroppo Lollo... Lollo, quello di prima, non lo conosco, non so chi sia, andiamo avanti. Ma voglio chiarire certi punti. Recentemente tra me e il trio c'è stato un disguido che mi ha portato ad avere un fracasso di hating nel mio profilo. Grande Mike, grazie mille. Grazie mille per aver regalato la sub a Enrico Cuoco, grazie mille. Grazie mille pure a Gaspa di Torino della sub, grazie mille. Andiamo a vedere, ma che è successo? Non ho capito, adesso parlo io, ma che è successo? L'eutum di una shulker piena di ossidiana che avevo farmato in un live precedente di 16 ore. Ho utilizzato una farm di ossidiana per farlo, certo non ho mosso un dito, ma mi ci sono comunque volute 4 ore se non 5 per cercare tutti i materiali per costruire quella farm e tantissime ore extra di streaming per cercare di far avere una farm di exp per tutto il server, siccome me la grifano sempre. Come ho già contestato Lollo su WhatsApp, voglio far presente anche a voi che il video che ha fatto Lollo per chiedermi scusa è pieno di inesattezze. La prima inesattezza riguarda il portale del Nether che ho rotto. A detta... Ma che è su Nether? Ma che dai? Ma che dai un Nether? Un Nether! Io sono rotto, ha rotto un Nether. Ma che dai un Nether? Ciao Thunder! Ciao bellissimo, come stai? Grande! Grazie mille! Ah, Minecraft? Non conosco, non mi interessa, via. Porco Dio, porco Dio, porco Dio, sta caduta, porca Madonna. Che è questa, porca Madonna? Porco Dio, ma che è? Elena Despano, ma che cazzo è? Ma che porco Dio è, oh? A fa caldo? Puttana Madonna, se fa caldo, te lo dico pure io che fa caldo, porco Dio. A fa caldo sì, porco Dio, che fregne. Questa è colazione. La mia vita è rovinata. Vorrei tornare indietro nel tempo. Vorrei che tutto questo non fosse successo, ma non è possibile. Sono queste le parole dello youtuber unico indagato per l'incidente mortale avvenuto a Casal Palocco il 14 giugno. Queste parole le ha pronunciate al GIP al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ragazzo ha risposto alle domande del giudice. Pantaloni beige,
e camicia celeste. Ha scelto questo abbigliamento per fornire la sua versione sulla dinamica dell'incidente al giudice per le indagini preliminari Angela Gerardi. È durato un'ora e mezzo l'interrogatorio di garanzia per il ventenne alla guida del SUV. Il ragazzo è comparso davanti al jeep, visibilmente provato e preoccupato. Con lui nessun familiare, ma solo il suo difensore, Antonella Benveduti. Ma che ci sta la farina? Ha dichiarato. È un dramma per due famiglie. È addolorato, è sconvolto e questo posso dire. È un dramma totale per tutti, per le famiglie. Ha risposto all'interrogatorio, ma non riteniamo dover riferire in merito. Il ventenne ha risposto alle domande del giudice. Non si è avvalso della facoltà di non rispondere come si era ipotizzato in un primo momento. Ok. Probabilmente la strategia difensiva è cambiata. Urco madonna. Ah, ma questo è della Lamborghini. È la Lamborghini che era andata addosso alla macchina. Ho capito, ho capito. Ho capito. Ma io l'ho detto, ragazzi, è minimo, secondo me, per distruggere una macchina così, per distruggere... Cioè, io ho visto la Lamborghini davanti, com'è fatta, no? Che la Lamborghini... Cioè, la Lamborghini, cazzo, è una signora macchina, eh. Per distruggerla in quel modo, secondo me, andava... Andava più di 100, secondo me. Mo' non so se lì il limite era 50, 120, 110, se era in superstrada, non lo so. Non lo so. Però... Cosa che è sicura che andava più di 100, sicuro. Possibile che andava a meno di 100. A 50 all'ora non, di sicuro non, una Lamborghini non si può fare quel danno lì. Ah, tu pensa alla Madonna di Dio. Porca troia. 120. Su una strada che si va a 30. Io l'altro giorno stavo a dire, magari, vuoi vedere che magari questi, qua è della... Può capitare? No, non deve capitare. Non deve capitare. Non deve capitare. Mi dispiace, sto vicino alla famiglia... Alla famiglia che ha perso il bambino, però... Ste robe non devono capitare proprio. Non devono capitare, mi dispiace. Spero che vada a finire in galera sto ragazzo, ma... Ripeto, mo dagli contro, cioè, insomma, mo ci penserà lo Stato italiano, i giudici, a decidere cosa fare con questo ragazzo. Però, ecco, se ha ucciso una persona mentre era alla guida di un veicolo e gli altri erano complici, è giusto che paghino. Però, ecco, io vedo tante persone che tipo gli danno contro, qua, figlio di merda, figlio di puttana, qua, su, di giù, qua, da là. Ma, cioè, insomma, pagherà per quello che ha fatto, credo io. Non penso che se la passa liscia. Non penso. Vabbè. Andiamo avanti. In questa chat è consentito bestemmiare? Puoi fare quello che cazzo te pare. Basta che non mi insulti e non insulti la chat. Puoi fare quello che te pare. Cosa succede dal punto di vista scientifico al... Porco mamma mia, ma cos'è? Ma cos'è? Cocaina! Incidenti, la figa! E che cazzo è stasera? Ma che me deve far vedere stasera? Dio cani! Il nostro corpo quando si assume la cocaina. Bentornati alla serie Geopop, gli effetti delle droghe, per capire come agiscono e quali sono i possibili danni che possono causare. I danni? Irrevocabili! Irrevocabili, ovvio! E se no come ci sono diventato stupido io? La madonna! Sì, perché... La droga mia è la figa, però no, questa no, mi dissocio. Passo. Vedi? Cioè, questo è TikTok, TikTok? Una piattaforma come TikTok! Fa vedere la cocaina, come se sniffa la cocaina. Porca mamma mia. Allora, no, non va bene il quadrante, che è? Il quadrante sostituito chirurgo facevano la casa posto, ma quadrante non è su. Ah, non lo so. Ciao Patrizio, buonasera. Ciao. Ciao Martina, ma sei tu? Ma no, ma sei in donna, no? Che cazzo c'ha? Ma che è l'udito di fuori? Ma che cazzo è? Polità mia, che sei venuto a fare? Patrizio, che sono venuto a fare? Fammi la domanda. Sei venuto a fare l'hot dog?
Come te lo faccio? Fammela a piacere tuo, però non mi piace la cipolla, non mi piacciono le patatine a paprika, non mi piace il ketchup. Marti, a te non ti piace questo e non ti piace quella, ma tu ti fidi di me? Padre, mi fido, però... Però che cosa, allora, ma te lo faccio ben cotto, il pane deve essere come la fetta biscottata. Bello cotto, bello preciso. Oh. Cazzo, ma ce vado pure io, porco demonio, mangiamo un bello hot dog là, da Patrizio Chianesi. Una madonna. La cipolla quella che non ti piace perché è da provare. Cipolla abbondante. Un po' di cipolla. Patatine alla paprika. Oh, questo mi piace, cazzo. Vai, viva i venditori. Come sarebbe la... De cibo. Ma non lo so, ma secondo me... Ma secondo me ce l'hanno, ce l'ha la partita IVA. Al momento è chiuso. Perché? Chiuso per... Ma lo fa lo scontrino? A voglia se fa gli scontrini. Una madonna. Sigla di Mare Fuori in italiano. Accendo un'altra sigaretta. Ok. Di là c'è mamma che piange in un tarleretta. Col mio lavoro adesso ci compriamo anche la reggia di Caserta. Son cresciuto nella strada, quindi so cosa mi aspetta. Beh, che c'ha di strano sta roba? Che c'ha di strano sta canzone? Un ragazzo del sistema arriva e sistema ogni cosa. Che per strada è meglio avere le pistole o vende rose. Qual è il problema? Sta a cantare. Non capisco quale cazzo di senso c'è su TikTok. Il mio padre è in carcere, sono l'uomo in casa, togli le mani di dosso come mio fratello e mi fa male il cuore. Oh porco Dio, no, fermate qua, sono le mignotte. Non ci vado a scuola, mamma, non ci vado più. Mi prendo una carriola con un po' di fumo. Il mare adesso è fuori, non posso vederlo più. Non ti preoccupare, amico, ci sta. No! Ma che amico? Come amico? Stai mare fuori, ci stai mare fuori. No, non ti preoccupare, io ci sto mare fuori. Ma che te, ci sta il mare fuori? Ma che cazzo è? Ma perché? Fuori, ci stai mare fuori. Dietro le sbarre sotto il cielo, ci stai mare fuori. Ci stai mare fuori. Ci stai cazzo è? Ma che fai? Oh! Ma io mi alzo, te tiro due ceffoni, porca mamma mia, guarda. Te tiro due schiaffi, porco Dio. Ma se uno te lancia una rosa, ma se uno te lancia una rosa così, non vuoi più a pizze? Sulla faccia? Che te? Fai annusa. Ma le rose non profumano. Ma che è sta roba? I hope you well from the things you don't talk about. È pure un maniaco, porca puttana. Pure un maniaco! Ma che risultati della schedina? Mica ci sta scritto Napoli, Milan, Inter. Che cazzo significa sta roba qua che ci sta scritta? I hope you will, io spero di curarti quello che non ti ha mai detto, boh, non lo so, che cazzo, ma che cazzo ci sto scritto, oh, ma non lo so. Ma non lo so, che madonna ci sto scritto, non lo so ragazzi, è dialetto? No, è inglese, però non so che cazzo ci sto scritto. Spero che tu possa guarire dalle... Ah! Ciao! E che fanno? Che fa adesso? Ma è fake! Fake. E quello che filma dove sta? È invisibile. Quello che filma dove sta? È invisibile. Ciao, piacere, sono un nuovo coinquilino. Ciao. E questa sarebbe camera mia? Carina.
Vado a vedere il bagno. Ma non hai capito? Il bagno è minuscolo. Ci sta una cagata pure dentro? La scatola bianca gigante che un botto di spazio, non hai capito? È la lavatrice! Sì, non mi veniva il nome! Ma va, mamma, ovvio che non li metto dentro i calzini di baby. Via, mi sono rotto il cazzo. Via. Ah, questa mi piace di più. Guarda, guarda. Ma chi è che c'ha due chiappe così? Porco demonio. Le palazzine a fuoco, la tua voce rinforza. Grazie Gonzi, ciao bello, grazie mille. Qua stiamo a guardare la figa, porco demonio. Che cazzo è? Ah, ma quello è Fuse Gamer, eh. Grande. No, ma che è? Cosa tagliare? Ma che tagli? Dove vai? Che tagli? Oh, ma mezzo le bocce? Se indovini tre domande che ti farò, altri. Ma che fa? Ma perché dai a mezzo le. Ma che fai? Tagliare le bocce? Il dick small. Oh, no, no, non è vero. Esce il latte. Vinci 50 euro se indovini tre domande che ti farò, altrimenti se perdi ti taglio il reggiseno. Va bene? Proviamo. Ok. Quante regioni ha l'Italia? 20. La seconda, la capitale della Spagna? Madrid. Subito, così. Vabbè, ma che è? Sei intelligente. Sei spagnola o hai solo le tette per fare la spagnola? Solo le tette. Sei pronta a farti tagliare il reggiseno? Ultima domanda. Il PIL del Bangladesh? 50.000. Mila? Sono così poveri in Bangladesh? Troia, comunque, sei molto sexy. Mi dai il tuo Instagram? Deborah Arge. Cosa tagliare? Esce tutto. Deborah Arge, ma io scrivo pure io. Ma io scrivo pure io a Deborah Arge. Ah. Deborah, come si chiama? Come si chiama Deborah Arge? Non c'è scritto qua un nome sui commenti. Deborah, è minorenne? No, no, no. Per tutti quelli che non sanno fare carbone. Ma porco di... Scusami, posso baciarti? Che? Ce l'hai con me? Oh. Porca troia! Ma che è? Aspetta, ma questi sono famosi? Qui non si può accedere alla spiaggia. Ah, ma è un film, ma questo è un film. Oh, oh, benissimo. Oh, che cazzo fai? Oh, ma te si vede un cammello qua. Ma che madonna fai? Ok, te si vede un cammello. Ma come, non mi sblocchi il sacro? Se proprio devo. Il sacro, ma te lo sblocco, porco Dio. Come te lo sblocco io, porca madonna. Il lavoro più bello del mondo. Se lo sblocco. Porco mamma, che cazzo è? Ho dentro, va. Benissimo. Oh, oh, dove vai? Attendo, attendo, attendo. Attendo, attendo, attendo. E ogni volta va. Ogni volta vedo uno specchio mi devo specchiare per forza. Io sono Luca, siamo al Nero Opaco. E io sono Matteo Cresto e sto su Twitch. Oh! Con Matilda. Marco. Marco. Diamo un voto a Matilda da 1 a 10. 20. Si può dire? E 20. Dai un voto a Marco da 1 a 10. 20. Grazie. Vi conoscete? Non l'hai mai visto? No. Un tuo difetto, Marco. Sono troppo fissato alla palestra. Tu sei un gym bro. Lui è un gym bro. Senti il petto, sì. Porca troia. Lui è fissato. Mi fai sentire pure tu? No, minorenne, mi dissocio, via. Madonna, porca madonna. Porca la madonna, porca madonna. Ma dove vai, oh? Ma oggi mi vuoi... Ma oggi è il giorno del parco di Dio? Allora, grazie mille, Giovan Mantonio. Ciao, Giovan Mantonio, ciao, bello. Ah, madonna, che paura. Ma uno non può capire quando è. Dimitri, sono arrivato a Roba Bancomat, aspettami al punto, arrivo tra... Chi è qui su? 10 minuti. Uai, ci sono... Ah, M1 duro! Sì, mi ha chiesto di collaborare pure a me, di fare un video su GTA. Lo facciamo? Con M1?
Lo devo contattare. Purtroppo lui fa tutte queste scenette qua, tutte molto... Insomma, sarebbe figo. Sì, 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 sì. La Madonna, sarebbe figo. Vabbè, ovvio, lui organizza le scenette, tutto, tutto così. Con lui. Sarebbe figo. Sì, sì, e mo glielo chiedo. Madonna. La Madonna. Vai. E me sono dimenticato, me l'aveva chiesto, me so completamente dimenticato. L'ho gustato. Ma dopo gli scrivo. Allora. Ciao, ciao. Ma che è il banco dei pegni italiano? Ma che è? Ma comunque stanno arrivando Joel e Francesco. Sofia incontra il suo ex. Joel? Joel. Ma che Sofia che nomu, porca madonna. Ma porca madonna, è nomu. Cioè, un po' mutatamo qua su. Ma è nomu. Porta la barba. Ma che Sofia? Mamma mia. Sta arrivando Joel. Sì. Porco Dio, una donna. Madonna, ste donne del 2023, porco Dio, ma che è? Ma perché doveva venire a prescindere? Joelle e Joelle. Ma è un uomo? Ma io non lo so, ragazzi, non lo so, non capisco. Ah, sta regità. Ma io non l'ho visto perché l'ho bloccato. Vabbè, tanto non mi interessa niente. Sto bene. Però se recita bene. Recita bene però. Come? Vabbè, più si vede meglio è. Ciao raga. Ciao. Ciao, buonasera. Ah, ok. Ok, ok, sì, No, perché appena su io ho detto, porca puttana, ho detto, ma che te? Saluto il generale perché non mi vuole salutare. Sicuro. Andiamo avanti. Spostati, spostati. Ce l'ho io. Buongiorno ragazzi, sono il conducente di questo pullman. Mi sentite? Sì. Ecco, che nessuno mangi nel pullman perché l'ho lavato stamattina. Come l'avete trovato, lo dovete lasciare. E soprattutto l'educazione. No schiamazzi e no urla, va bene? Buon viaggio. Oh scemo! Anche se è di notte suona la sirena! Anche se è di notte suona la sirena! Quando noi usciamo nessuno più ci frena! Quando noi usciamo nessuno più ci frena! Il pompiere è paura! Il pompiere è paura! Allora, a me mi fa ridere sta roba perché... Ma veramente succedono ste cose, ragazzi? Veramente succedono queste cose? Cioè, perché all'età mia, quando se facevi una cosa del genere, porca puttana, note, venivi bocciato, Venivi bocciato. Minchia. Oye, Tony. Ah, oh, vedi? 9 Hai voluto criticare chi prende 1300 euro? Oddio, questa chi è? Sì. Oggi ti porto a fare un lavoro da 1000. Questa chi era? Era Amio, Amio, quella là, sì, di Amio, sì, sì. Grazie mille, dammi sesso, ciao bello, 18 mesi di resub, grazie mille. Hai voluto criticare chi prende 1300 euro al mese? Sì. Oggi ti porto a fare un lavoro da 1300 euro al mese. No, dai. Andiamo, andiamo. Come ha voluto criticare? Che vuol dire criticare? Ti presento il titolare Pietro. Elisa, piacere. Qua non siamo su TikTok, lo sai, non si scherza. Lo so, vai, sono carica. E perché su TikTok si scherza? Per questa nuova esperienza, andiamo. Pronta a lavorare sodo, vai. Ok, Davide, direi... Beh, pure su TikTok si lavora sodo, Non è che... Che così non può lavorare. Segna la divisa e andiamo. Prego. Ok, questo qua dietro che guarda. Ok, possiamo iniziare. Guardalo quello dietro che guarda, dice... Quello dietro sta di...
Se sta bene Mignano che fai, la guarda e dice: ma che cazzo sta succedendo qua? Primo ordine. Ok, Davide, direi che così non può lavorare. Assumiamo la divisa e andiamo. Prego. Guarda quello okay, dietro. Possiamo sta a mangiare, adesso cazzo. Andiamo a prendere il primo ordine. Sono pronta. Ciao ragazzi. State ordinate? Allora, per me è un aperitivo. Ok. Io una Coca-Cola. Ok, perfetto. Grazie. Devo fare uno spritz, ma non sono capace, mi insegni? Allora, prima cosa bicchiere. Ecco qua. Partiamo male. Altro bicchiere. Perfetto. Ok. Ghiaccio, ingrediente fondamentale, bello pieno. Ok, ghiaccio. Ok, ancora? Ancora, ancora. Perfetto. Poggiamo lì il bicchiere. Prosecco. Vai, ma questa è pubblicità alla... Ok, no, mi dissocio, ma voglio guardare. Scusa per quello che ti ho fatto, in... poi ho in ginocchio a te. Ma che te, che fa? Ma che cagnaccio che è? Ma che cagnaccia, no? Che cagna... Ma che cazzo è? Il figlio si imbuca in uno studio televisivo, ma alla fine... Come si imbuca? Che vuol dire che si imbuca? Il figlio. Ah, ma è tutto organizzato. Ma gliela fatta. No, ma è tutto organizzato. Questo ragazzo sta filmando gli ultimi istanti della sua vita. Era il 15 gennaio del 2023, quando questo aereo si stava preparando per atterrare in questa città. Il volo era pilotato dal copilota Anju Katibada, che era in fase di valutazione, dall'esperto comandante Kamal, che era il suo istruttore. Questo passeggero... Me ne frega un cazzo. Oi! La brucia. Sono io! Però è ottimo. Vi giuro che... Grazie mille, dammi sesso. Grazie ancora. Grazie, Diego. Ti voglio bene pure io. Ciao, bello. Peperoncino, volete che ci metto dentro? Madonna, madonna. Questo sono io. Questo sono io. Brucia! Se la tua postura è come questa, non fare questo per provare a sistemarla, ma prova questo. Tieni la testa e la schiena appoggiate a una parete, ora alza le braccia cercando di tenerle il più attaccate possibile al muro. Stringi un po' i pugni e porta le mani avanti e indietro verso le spalle per 30 secondi. Seguimi per altri contenuti. Se la tua postura è come questa, non fare questo. No, aspetta, ma è uno scherzo. Ma è... Ma è uno scherzo! Ma è uno scherzo, cazzo! Ma io che ci sono cascato come una vera cotta! Ma che cazzo, buongiorno, il secondo giorno. Non giocare. No, perché? Perché io cosa prima di trapeno, io 5-1. Oh. Oggi che hai, ma? Matematica, devi fare il compito di matematica. Domani inglese e francese. Minchia, che poce. Posso scroccare un ventilatore con i follower di Gaia Bianchi? Scopriamolo, perché non ho... È una farmacia aperta 24 ore su 24. Un farmacista porcone, ma che vuol dire? Ma che dai, un farmacista porcone, che cazzo è? Giorno, un sacco di gente viene servita da un farmacista davvero professionale. La notte, fa? Però, quando abbassa la saracinesca, il farmacista che fa? Si trasforma proprio come un medico di base. E che diventa una donna? Che vuol dire che si trasforma? Non ho capito. Grazie mille di vita. Visita le sue clienti, le fa sdraiare su un lettino. Ah, porca. Aspetta.
Si vede la fregna dopo. Nude e con la scusa di aiutarle a curarsi. Ah, non si vede niente, non si vede niente, però se può. Per quale motivo tu, nel momento della mia disperazione, fai l'animale? Perché è un animale. Questa è Miriam, una ragazza di 39 anni che ci ha raccontato di essere stata molestata da quel farmacista. Tutto per lei farmacista. Con un fastidioso dolore al fianco sinistro che non riusciva a curare. Sono stata dal chirurgo, sono stata dal neurologo. Dopo giri in me. Che fa? Vado a capitare da questo farmacista. Mi dice: ci sono delle piccole punturine di arnica, vedrai che starai meglio. Miriam le aveva provate davvero tutte e pur di star bene decide di fidarsi anche di questo farmacista, che vuole fare le iniezioni la sera stessa. La sera stessa? Vieni verso le 10:30-11, anche un po' più tardino. E farmacista porcone. Anche se comunque l'orario non è che era dei migliori. Mi fa: io ti devo controllare per vedere se hai dei linfonodi. Comincio a tirarmi sulla maglietta, mi apre il reggiseno perché lui voleva farmi il controllo al seno. Io mi fermai dicendogli che comunque si era a posto e lui mi... hai capito, il farmacista porcone. Controllo al seno? Sì, prego, venga, vai, fammi un po' vedere. Sta tutto a posto? Signorina, qua ti fa male? Qui ti fa male? Qui in questo posto? Magari qua sotto, qua, così, ti fa male che se faccio così? Mi dice, ma bisogna sempre controllare. Il farmacista però ad un certo punto le dice che il suo dolore è causato da un problema al basso ventre e che prima di farle delle punture deve farle un massaggio proprio in quella parte. Mi allargava le gambe perché c'erano le mutande, col dito toccava la parte che mi doveva trattare. Col dito la parte che doveva trattare e poi... con le altre dita toccava tutto il resto. Quindi ti ha toccato le parti intime? Certo che mi ha toccato le parti intime. Hai capito? Allora, grazie mille, grazie mille Jodix 10 18 mesi di resub, grazie mille, bellissimo, grazie, grazie mille. Assolutamente sì, lui cercava di farmi non ho capito. Insomma, minorenne questa. Non lo so, mi sembra un po' troppo piccola per me. Per me, un po' troppo piccola per me. Mi sa che è minorenne. Cioè, la vedo all'occhio, a occhio e croce la vedo così. Cioè, stiamo proprio. Se non è minorenne, è al limite. È al limite. Fatte? Fai vedere che non hai pubblicato niente? Una merda, che dai ste unghie? Non sono perfette, però la verità, per essere che... Ma che non sono perfette, fa cagar cazzo, che madonna si è fatto? Pare che si è pigliato un treno sotto la mano, porca puttana, che cazzo dè? Pensando, me la fate pagare 15, che vanno bene, dai. 15 vanno bene, ma queste nemmeno se te le regala, porca puttana. Ti piacciono? Ma io mi auguro, Angelica, che tu stia scherzando. Cioè, io capisco di avere soldi contatti, ma se me li chiedevi te li avevo mandati io, 30 euro per farti le unghie. Ma stai scherzando? Ma da chi cavolo sei andata? Chi te l'ha consigliato questo qui? Fanno schifo. Cioè, fanno veramente schifo. Sembrano unghie di gentigedda. Unghie di gentigedda. Vabbè, ma non scherzo, Posso fare una domanda a Samuele? Posso fare una domanda a Samuele? Ma chi è? Ma chi è Samuele? Chi è? Ma chi è Samuele? Samuele, tu che sei esperto di questa particolare modalità di comunicazione, chi è Samuele? Quanti tuoi coetanei conosci che, ad esempio, leggono Dante su YouTube e fanno 1 milione di visualizzazioni? Uno youtuber, ma... non capisco chi c'entra, cioè non capisco né chi è questo, chi è Samuele, non capisco. Non capisco né chi è Samuele e né chi è questo. Che sta su, cioè non capisco che cazzo è. Assolutamente nessuno, perché evidentemente Dante non è interessante, ecco, per le persone della mia età. Questo non ti genera una domanda rispetto al lavoro che tu svolgi? Posso chiedervi una cosa? Voi negli anni 80, per esempio, quanti di voi andavano con piacere a scuola? Quanti di voi erano effettivamente interessati agli argomenti scolastici? Io credo che la percentuale sia uguale, identica a questa, semplicemente ora ragioniamo sui social. È la stessa identica cosa, ora tu vedi più cose, perché tutti postano un contenuto. Non è questo il tema, Samuele, non è questo il tema, la mia domanda era un'altra.
Potrebbe essere vero, ma comunque. No, la domanda è questa. Allora, però Samuele è equilibratissimo e onestissimo intellettualmente. E non facciamo un processo a un mezzo che ha ragione Samuele. Davide, ti ha convinto il discorso di Samuele? O hai delle perplessità anche sul fatto che di solito Dante non lo guardi, ma forse non lo guardavi nemmeno tu, Dante? Beh, ma convinto perché dobbiamo prendere quello che dice e dobbiamo accettarlo. Mi sembra onesto e chiaro. Che bocce, porca puttana, ma che te? It's John. Che tete, ma che cazzo c'hai a posto dei capezzoli? Due chupa chups, che cazzo te, porca troia, che bocce? Anto, fa caldo. Se fa caldo, spogliate, signora. Non mi chiamo Antonio. Vammi a preparare un gelato, però basta questo pistacchio, Quindi ho interrotto il mio processo di abbronzatura alla fragola per lanciarmi in questa nuova entusiasmante sfiga. In Calabria sono stati avvistati due alieni. Loro si tratta di pesci scorpione e sì, hai capito bene, sono alieni. Sì, Lucazzo, mette sicura. UFO o IT? Continuate a criticarmi. Bravo Lollo. Ancora, questo, ancora, ancora. Io quanto faccio. Ma Lollo, l'ho fatto in hardcore e non valevano le pozioni di forza e di velocità. Ma chi è qui questo? Chi è? Ma chi è che mi viene su YouTube? Chi è? Su TikTok mi viene? Chi è? Ma non capisco chi è questo. Franco, vuoi cantare? Sì. What is love? Yo, what is... I is love, baby, come on me. Hito è! Come on me, come on. Minorenni. Minorenni, forse. Minga, ma che... Cioè... Che cazzo ha fatto questo? Chi è? Che cazzo combina? Mamma... Qualcuno ti ha dato una coltellata, mi sa? Ma mi sa che qualcuno ti ha dato una coltellata, non lo so che cazzo hai fatto. Ma mo' gli casca tutta la pasta, gli casca. Allora, oh, dove vai? Oh, che cazzo fa? Ho messo giù dalla violenza. Mamma. Tu sei più scemo e non mi fermate del. Mi sono fatto il collo, basta, è scritto. Ah, il tatuaggio si è fatto. Ma ti piace a me? Oh. Mamma. Oh. Leva quel telefono immediatamente. Non ti piace? Questo ti piace? Oh. Qua è? Qua è? Ti porta il collo! Vabbè, ma è un tatuaggio, signora! Ma è un tatuaggio, signora! Ma che te frega! Cioè, sarai cazzi sui! Collo, ti porta il collo! Allora, me ne dovete andare tu, me dovete fare sto fuori, me ne dovete andare tutto a fanculo, capite bene? Stavolta me ne dovete andare tutto a fanculo. Ma è bellissimo. Stand up? No, mi dissocio, stand up, Lucazzo, che te singula. Allora, di solito funziona così. La prima sfida l'ho voluta fare così perché è troppo figo. Voi adesso vi abbasserete i pantaloni, non vi toccate l'uccello, nessuno di voi. Ok. Le ragazze passano intorno a voi e vi toccano. Chi ha l'erezione, i primi che riescono ad avere l'erezione passano, poi facciamo il secondo gruppo, quelli che hanno avuto più erezione, cioè se qualcuno di voi non riesce vuol dire che è un punto in meno per gli altri e quindi hanno più possibilità, se loro non ce l'hanno, se voi ce l'avete in due e loro in uno, voi in cinque e loro in quattro, chi ha più numero di erezione, ma basta una volta, oggi accede alla prova pratica, gli altri non succede nulla, guardano tutto quello che c'è, quindi prendetela con fan, divertimento, ragazzi mi dispiace ma è una prova che non possiamo fare, stand up. Sì, ma a me mi viene duro solo a vederle così vestite. Mamma mia, sono proprio io. Bella raga, sono Steven Basalari, oggi siamo nel mio ristorante Villa Desiderio, avete alle spalle una cucina. Okay. Mio Dio, sono ancora per strada. Se fai così tutto il tempo, il tuo drink è rovinato.
Oggi ragazzi mi è venuta una coppia locale dove mi hanno chiesto due gin tonic per fare un aperitivo. Sono usciti i risultati degli iscritti? Okay. Sono un botto curiosa perché il tema di italiano è stato... Iscritti, quindi questo è maggiorenne sicuro. A meno che non si parla della quinta elementare, ma non credo. Uno schifo. Economia può essermi andata benissimo o ciao Jolly, quindi... come stai Jolly? Grazie mille Jolly. 22 mesi di resub Jolly, grazie mille. Vediamo. Aiuto, allora registro. Bacheca. Io non ho niente. Oddio. Non voglio aprire. E apri. Ti giuro non voglio aprire. E apri. Ok, vediamo. Scarica allegato. Download in corso. Sono contentissima. Ho fatto 16 punti nella prova di economia e 15 punti nella prova di italiano. Su 30? Una merda. O su 100? Grazie Matteux TV, grazie mille 6 mesi, grande. Grazie mille. Mua. Grandissimo. Va benissimo. Entro a fare l'orale con 64. Sono uscito. Bebe ti favo la Juve, avevo a casa la maglia di... Questa quando è uscita a scuola? Di palla, la rovescio la pelle. Tre palla, punto triste puttana. Nitamar, sono sotto la feffe. Bebe ti favo la Juve, avevo a casa la maglia di Dybala, la rovescio la pelle. Tre palla, punto triste puttana. Nitamar, sono sotto la... Mamma. Buongiorno signora, sono l'idraulico. Buongiorno. Qual è il problema? Il lavandino si è rotto, mi si sta allagando casa. Oh, capisco. I 5 videogiochi con le storie peggiori di sempre. Te lo dico io. Te lo dico io qual è il primo. Al primo posto te lo dico io. E mi sa che la gente già ha capito in chat. Te lo dico io qual è il primo gioco. Oddio. Oh. Oddio che ride. Vabbè, andiamo avanti perché veramente mi fa troppo ridere. Allora, grazie mille Dio Ladro, grazie mille 4 mesi di resub. Grazie mille, grazie mille anche a Matteux TV, grazie mille 6 mesi di resub, grazie mille. Questa è una top 5 piuttosto pericolosa, ma tranquilli, ora vi spiego tutto. Bufalaro. Al quinto posto le tette di Lady Dimitrescu. Sì, perché... Ma non è una storia, non è la storia. Le tette... Come le dite? Che di Resident Evil Village, questo rimane. La storia di Village è una corsa paradossalmente soporifera di 10 orette scarse in giro per delle super magioni senza la minima coerenza. Un blob informe di roba horror super stereotipata buttata lì un po'. Vabbè, andiamo fermo, avanti. Fermo, fermo qua, fermo. E ritrovano il criminale che li stava per aggredire con un coltello. È quello del coltello. Che è? Che è? Questo qua, questo è quello del coltello. Lo coltello, cioè? Sì, stanno sono tutti e due. Sì. Cioè? Ma che cazzo dici? Ucciso da un gruppo di youtuber. Sono Manuel e vi racconterò la mia storia. No, no, no. Il veronese scopre chi ruba. Via, via. Grazie mille, 721, 24 mesi di resub. Grazie mille, grazie. Ciao, bello. Ruba il cibo in casa. Two. Cazzo, cazzo, che schifo! Che schifo! Ah! 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 Cazzo fai, imbecille! Porca madonna! Che schifo! Grazie mille, Combinator! Mi fingo un pianista principiante a Praga. Pianista principiante? Vai, andiamo. Ma che cazzo, chi era quello di prima che stava a suonare, stava a strimbellare, madonna. Not a caso. Questa ride.
Ma chi cazzo gliene frega dessa roba? Cioè, se gli vuoi fare due canzoni per attirare il pubblico, devi fargli Nuvole Bianche. Se tu gli fai un brano del genere, non gliene frega un cazzo a nessuno. Nessuno te viene là ad applaudire. Tu gli fai un Nuvole Bianche, bravo! Oddio, quello è BDSM. BDSM, che cazzo è qua? Che è? Le gabbie di Rocco Siffredi, che è? Oh, troia. Oh, troia. Oh, madonna. Mamma mia. No, no, che mistra cinese, ma che mistra cinese? No, non è una mistra questa, no. Però è una bella... Ma non è stasera, ragazzi, io, già voi lo dovete capire che io so... 3 mesi che sono single. 4 mesi, 4 mesi che sono single, 4 mesi... Che non esco più con una ragazza. 4 mesi. Beh, non esco perché sono io che rifiuto tutte, però è un altro tipo di discorso. Ma è un discorso un po' particolare. No! Porco! No! No, sono passato da un militare che si è rotato a questa che gli succa il cazzo. Ma che è? Oh la madonna. Oh la madonna. Vabbè, meglio questo. After school, dai. Bello. Ok, ma quando si scopa? Ma perché non mi chiama a me, porca puttana? Ci vado io a fare un paio un po' di stupido là. Certo, non bestemmio mai, non bestemmio, ovvio. A Temptation Island, ci vado. Allora, Temptation Island, se volete chiamare un ospite là, oppure Grande Fratello, queste serie qua, TV, dove fanno sti talk show, sti cosi qua. Ma chiamatemi a Talk S, porca puttana, che ci viene pure gratis. Almeno faccio ridere qualcuno. Facciamo ridere. Cioè, non bestemmio. Siamo poi, stiamo sul tercino. Quello che succede, succede. No, allora mi ha raccontato che lei è... Tuo compagno vuole le brasiliane al compleanno. Molto gelosa, ok? Poco. No, non tantissimo, proprio. Purtroppo sono brutto, ragazzi. Non c'ho un bel aspetto, capito? Non so figo, non so bello. Non c'ho dei bei capelli, una bella chioma. C'ho un bel sorriso, sì. Però, levato questo... Non c'è un cazzo. Grazie mille, Lorenzo ODR. Ciao, bellissimo. 2 mesi di resub. Grazie mille. Giusto che te spa. Grazie mille per chi crede che sono bello. Grazie. Grazie mille, che ne so. 31 mesi di resub. Grazie mille. Allora. Sono un bel panino. Chi ride è fuori. Ok. Pessime idee. Girarsi le mutande. Da sporco o da pulite? Da sporto. Oh, sì, è vero. Verdura. Qual è la verdura che sa volare? L'insalata. O anche il cavolo. Azzo. Bello. O anche la carota. Rota? Com'è? No, quella non vola. Dietro di film, vai! Ci sono delle montagne che hanno mal di testa per una donna, ma per fortuna le colline hanno gli occhi. Il bambino che corre in campagna, corre, a un certo punto cade in questo buco naturale. Cade, continua a scendere, continua a non esserci una fine. Profondo fosso. Non mi strani. Ezio Egregio. Il conte Iacula. Tonino, Nino, Nino. Oh! Ma che cazzo mi fai, cioè? Ma che porti, le palle? Ma che c'hai, le palle c'hai? Ma che è, una tranza? Che cazzo è? Ma che c'ha?
Ah no, non ho capito. Non ho capito. Ma c'ha le palle. Non ho capito. C'ha le palle. Non ho capito. L'azzurro, quante volte siete andate all'ospedale per questo dream? Prepariamolo insieme. Quante serate ha rovinato questo dream, Angelo Azzurro, negli anni 90. Siamo in ritardo, siamo con la classe di bambini che arrivano dopo. Matteo HS, lo scam, cioè veramente è tipo me, Matteo HS. Molti apicoltori mi attaccano di continuo e io ci sono abituato. Scambio, però ultimamente c'è stata un'illazione che mi ha... Ma te non l'hai mai vista la patata? Io sono vergine, l'ho sempre detto, non ho mai vista una. Sì, però vista così, tutta tirata su così, cioè nel senso, era per dire... Lo so che è fatta così, però nel senso, tutta così tirata su, un po' troppo tirata su, capito? Troppo, era per scherzare. Molti apicoltori... Ah mamma, con budget 200 euro che mi dai? Oh bella Fra, tanto si piamo questi 200 euro, erano mai gli 1000, però vabbè. Lo fa con 200 euro. Allora iniziamo con un po' di Dunk Low. Posso darti una Dunk Low Panda, posso darti una Dunk Low Halloween, posso darti una Dunk Low Navy. Quanto chiedi di fregna, una madonna. Colorate, pelle. Cos'è che fa qua? Ma che cazzo posto fai? E che non ti giri? E che c***o posso... Ma sto zitto io! Ma mi sei passata tanto così! Non ho visto, aspetta... Ah, aspetta, mo dopo... Che cazzo fa? Ma che ne... Oh, no. Un giorno ce l'andiamo in America. Oddio! Oddio! YouTube anch'io! Ogni tanto mi capita... Ogni tanto mi capita su TikTok YouTube anch'io. Madonna, veramente. Considerato. E vi posto i video dall'America e ci teniamo in contatto attraverso commenti. Piano piano sto risolvendo. Vi voglio tanto, tanto bene. Come fai a non volergli bene a... A me quasi che mi dispiaceva quando mangiava tutta quella roba. Beh, che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato. E vi posto i video dall'America e ci teniamo in contatto attraverso commenti. Piano piano sto risolvendo. Vi voglio tanto, tanto bene. Dai che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre... La cena insieme. I miei insieme a mio fratello hanno un diciottesimo questa sera, quindi vanno a cena lì. E quindi io ho chiesto a Fede di venire qui a farmi compagnia a cena. Ma per non ordinare sempre su Just Eat o Glovo, ordinare schifezze. Cioè, non è che non preparerò schifezze, però voglio cucinare io per non ordinare di nuovo. Let's go. Allora, voglio fare le patate al forno con il rosmarino. Quindi prima le sbuccio e poi le faccio a cubettini. Vai, fammi vedere che si mangia, vai. Bellissimo, io faccio. Ma che è un tablet? Che fai? Con un tablet? Ha affitto già tutte le patate. Ah, no, non è un tablet. Porca troia, pensavo fosse un tablet. Ma che figata. No, ma io vedo la ricetta, mica. Questo coso, così non si taglia le dita. Basta, mi sono gasata. Ora voglio fare anche le zucchine con questo coso. Quindi farò patate e zucchine come contorno. Vengono super fine, quindi mi aspetto che verranno tipo super. Queste mi piacciono. Buone cazzo queste. Ristoranti. Queste mi piacciono. Nuovo oggetto preferito in cucina dopo la friggitrice ad aria. Anzi no, stanno a pari livello. Ora intelliamo e fondiamo le patatine. Ora olio spray. Sale. Olio spray? Ma che olio è? Vigno. Come dice Ruben, dice che vigno. Questa sta con la ferpa? Beh, ti dirò, mi piace più questa che quelle di prima in costume. No. E chi è che dice un po' di pepino? È più vera, più... come posso dire? Più naturale, ecco. No, non che le altre non siano naturali, però più... come dire? Più casereccia. 12 anni. Che cazzo dici? Ora... Ma che cazzo dici 12 anni? È più spontanea, più semplice. Andiamo a prendere il rosmarino che è lì giù. Ma
cazzo dici? Sì, se questa è minorenne io me vado a far prete, porca puttana. Ve lo giuro. Ma pure un po' di più. Io? Oggi prepariamo la... Mi piace il rosmarino a me. Vai, fammi vedere. Pure a me è piaciuto. Lascia qua, ora mettiamo un po' di ramoscelli così, che danno sapore. E ora mischiamo. Ma che cazzo dici? Ora, con lo stesso metodo faccio... Ma ce n'avrà 19, 20, dai. Le zucchinine. Forse... Ah, fantastico quella... Schippo perché riguardandola meglio mi sa che... Io? Io l'ho fatta l'anno scorso. Come è andato? Ah, comunque ho scritto a Rosso l'altro giorno. Gli ho mandato un audio, gli ho detto: Rosso, senti. te volevo chiedere scusa l'altro giorno perché poi dopo non l'ho più sentito. C'è stato tutto un fraintendimento, gli ho detto dai, cerchiamo di far pace. È stato tutto un fraintendimento, gli ho detto con Rosso. Grazie mille Scarogeni, ciao bello, grazie. Gli ho detto no, ci sono rimasto male perché fondamentalmente mi aveva detto che se faceva un format e poi dopo mi ha fatto fare un altro format perché mi ha portato altre tipe, mi ha portato delle tipe lì. Non è che ci sono rimasto male per come si è comportato lui, ci sono rimasto male per come il format è quello che era, doveva essere un'intervista. No, assolutamente no, Marco di R01, assolutamente no. Assolutamente no. Non gli ho chiesto assolutamente di fare una live insieme, assolutamente no. Io solamente chiesto scusa per... Ma mica io ho detto di farlo in live o altre cose, io ho detto semplicemente, guarda... Ho detto, guarda, mi dispiace... Ho detto, guarda, mi dispiace per come mi sono comportato, perché fondamentalmente io ci sono rimasto male, perché mi avevi detto che era un'intervista, e poi invece è sfociato in un cringe totale dove dovevo provarci con delle tipe, ed ero anche fidanzato. Mi stavo a sentire con qualcuna, oppure mi ero appena lasciato, non mi ricordo. Vabbè, comunque, ci sono rimasto un po' così, perplesso, ecco. Bene, sono uscita con 78. Dario Moccia mi ha chiesto se voglio andare in live da lui. Ma io ci vado molto volentieri da Dario Moccia. Ma la madonna, quando vuole io ci vado. Basta che mi scrive, io ci vado. Ci organizziamo. Che te? Oh, sta cagando! Ma che? Ma che? You know what? Screw this. Ma che te? È un film, non ho capito che è. Ma un film. Ma che è Baywatch dei poveri? Che è? No, Baywatch dei ricchi. No, è proprio Baywatch, mi sa. Il sesso. Ho 20 anni, sono adulta, sento che ne posso parlare con serenità. Mamma. Vai, sentiamo, dimmi cosa c'hai da dirmi. Vai, il sesso, vai. D'altronde sono solo 3 anni che te lo chiedo. Ma questo video specificatamente, se puoi non ascoltarlo a massimo volume in salotto. Anche se, per quanto è pudica mia madre, capace che se lei mai mi dovesse cogliere nell'atto, tipo entrasse in camera, reagirebbe tipo così. Ma ragazzi, Pietro, vieni un attimo. Puoi dire gentilmente ai ragazzi che stanno usando il preservativo sbagliato? Ragazzi, non va bene così, quello non vi protegge abbastanza. Pietro, dove vai? Dì ai ragazzi qualcosa! Spero che questa piccola gag, mamma, ti abbia messo abbastanza a disagio per non guardare il resto del video, ma conoscendoti so che lo riguarderai tutto, lo pubblicherai sulle tue storie. Tornando a noi, ormai un po' mi conoscete, sapete che ho sempre la testa sulle nuvole, e magari posso avere quella nomea, tipo di ragazza che magari sembra un po' rincoglionita, ma poi a letto è matta, ti prende, ti spacca, ti sputa, non lo so. No, ecco, no, sono così, cioè non... Te sputa, cioè, una ragazza che te sputa? Ma, vabbè. Sentiamo. Tipo di ragazza che magari sembra un po' rincoglionita, ma poi a letto è matta, ti prende, ti spacca, ti sputa, non lo so. No, ecco, no, sono così, cioè, non capisco niente. Sono confusa, ma cosa devo fare? Io non so cosa devo fare. Ma tu devi lasciarti trasportare. Se mi lascio trasportare finisce che ci mettiamo a fare le ceramichine insieme. Io non posso distrarmi. Se mi distraggo è finita, io devo concentrarmi al massimo. Se no, capace che magari tu mi stai mostrando le tue meglio mosse e io sto pensando che la macchia del soffitto assomiglia tanto alla mia insegnante della prima liceo. Poi rigavi, giuro, io non c'ho voglia di fare niente.
Se prima non facevo sesso con questo video, proprio mi sono giocata tutte le carte. Però ve lo giuro, cioè, ma io non c'ho voglia. Ma perché non hai trovato quello giusto? No, amore mio della mia vita. Allora, innanzitutto, sicuramente se non l'ho trovato non sei tu. Stai sereno. E poi non è una cosa che si applica solo in ambito sessuale. Io non c'ho voglia di fare niente mai. Cioè, comunque io sono sempre stata abituata a fare delle cose abbastanza blande. Apprezzatissime, eh? Niente di cui lamentarmi. Cioè, hai capito che se arrivi, mi prendi, mi smonti, mi rimonti, che è Lego Mobile. Cioè, ma che stress, capito? Anche sta gente che ha dei racconti, che lo fa in doccia, in cabina, nell'armadio, nella cabina armadio, all'IKEA, all'Eurospin, a Napoli. Ma raga, ma io voglio rilassarmi 5 minuti e dobbiamo andare a fare immersione negli abissi, nei fondali, ma è... Altra cosa, il dirty talk. C'è un range, una gamma, così. Buonasera. Mi dispiace signorina, mi sono rotto i coglioni, non ne la faccio sentire, veramente. Non ti dico che devi essere presa, super... una cosa normale, normale, normalissima. Normale, normale. Io ho avuto una ragazza che mi faceva le battutine, non Gaia, eh. Non vi parlo di Gaia, un'altra ragazza che non sapete, perché non cioè dopo Gaia non sapete quasi più niente, a parte Antonella, che vi ho detto una mezza roba quando mi sono fidanzato, che poi dopo è durata un paio d'ore e poi dopo mi ha lasciato. E un'altra che ci ho avuto, che mi faceva le battutine cringe mentre stavamo sul letto. Cioè, una te deve un po' stuzzicare. Te deve un po' stuzzicare, no? Te deve un po' stuzzicare, credo. Ma questa porca puttana, già da quando stavamo in cucina, mi faceva, mi guardava, mi diceva: tu vuoi scopare, vero? Io no, non c'ho voglia. Abbiamo birra birra! Dai, sto scherzando, vieni, andiamo! Cioè, così mi faceva così. Poi tipo me lo prendeva in mano, diceva... Ah, pensavo fosse più grosso. Poi dopo 5 secondi mi fa... Dai, scherzo, ma te la sei presa? Ma stavo scherzando! Porco Dio. Cioè, tu immagina, no? Tu stai là, stai baciando, stai lì, no? E poi a un certo punto te lo prende sulle mani e poi dopo ti fa sta battuta. Io mi giro, guardo il soffitto e dico: ma con chi cazzo sto a scopare adesso? Cioè, veramente, cioè, preferisco, cioè, una cosa normale, ma una che veramente, cioè, la normalità è tanto bella, cazzo. Pare abbiano trovato tra i detriti del Titan dei resti umani dei passeggeri che erano a bordo. Questa notizia in realtà, per quanto macabra, è importante perché ci potrebbe aiutare a capire la dinamica dell'incidente. Però adesso vediamo esattamente quali resti del Titan hanno... Grazie Gana, 29 mesi di resub, grazie mille, grazie. Ho trovato. Questo è il sottomarino Titan. La normalità è noiosa, ho capito, ma nemmeno... Le battute, nemmeno le barzellette devono starci, dai, su, quando si scopa, dai, su, cioè, deve starci un po' di atmosfera, l'atmosfera è importante, ragazzi, dai, che cazzo, penso io, non lo so, poi, non lo so. All'interno di questo rivestimento... Hai paura? Allora, grazie mille, Orochok089, 5 mesi di resub, grazie mille! Oh. Manuel! Io a primo impatto ti dico, Filippo. Do you speak any languages? Yes! Speak Italian. Do you say something in Italian and I have to guess what you said about me? Oggi sei vestita davvero bene. Ma che cazzo? Ah, italiano è, italiano. Ti voglio toccare il culo. Oh, culo. I think he said you're really cool. Yeah, kinda. Do you speak any languages? I speak Italian. Do you say something in Italian? Vestita davvero bene. Che mi hanno messo sul vero della macchina? Ti ho inavvertitamente toccato mentre facevo manovra con la mia macchina dietro. Questi sono per il piccolo danno. Ma dove mi hanno mancato la macchina? E non fare il solito italiano medio attaccato alla macchina che vede il questo graffiti. Questo pure farire, questo pure simpatico. Piccolo scarafaggio ignorante. Andiamo avanti. Politica, non mi vale parlare di politica. Ma che te? Fermati! 90 coltellate dalla... Diavolo! Fermati! Mi sta a rompere tutto, porca troia! Grazie Alessio, grazie mille! Ok, raga.
Chi San è? Basio, eh? Ehi. Porco! Porco! Porco di un porco serpente di Dio! Ma dov'è? Dio serpente! Oddio! Dio serpente, questo te se magna! Oddio, porco! Questo te se magna, attenda, signora! Oddio! Oddio, lo dico io! Questo te se magna tutti quanti! Porca troia, che pitoni! Porco! Ok, raga. È San Basio, eh? Oh, troia, sei grosso! Dio santo! Ma tu immagina, tu, cioè, tu immagina passeggiare per Roma e ti trovi una vipera del genere. Oggi è la sua giornata fortunata. Oggi vorremmo regalare a lei una piega, un taglio proprio qua. C'è un parrucchiere proprio qua di fronte. È sicura? Non deve pagare nulla, è tutto gratis. Oggi è un regalo. Le fanno la piega, la coccolano per il tempo di farle un taglio, il colore o di aggiustarla. Le va? Dai, andiamo, venga, è proprio qua. Venga. Ci mancherebbe. Eccoci qua. Ciao. Abbiamo trovato la signora Lucia che ha 93 anni, giusto? Tu sei giovane, portati benissimo, direi. Portati benissimo. Portati benissimo. Però qua fa già più fresco, Lucia. Che me lo faccio bene? Boh, mi sono annoiato. Non mi colpisce a me sta roba. Che è? È un anno e mezzo che non ho un appuntamento. Allora ne abbiamo organizzato uno. Abbiamo pure pizza. Porca di quella puttana. Sono ancora capace. Sei pronta? Questa la conosco. Chi è quella a destra? Simpatica. Vai. Vabbè, insomma, che fai nella vita? Che cos'era? Che fai nella vita? Stai andando malissimo, Sì. Dice di avere gli occhi acerbiato. Stai facendo la sexy. Sono arrivate le patatine, prima le signore. Ah. Arancino, arancino. Qua è una sfida. Ma che sfida è? Arancino, appunto. Tu non sei siciliana vera, secondo me. Ma sei scemo. Ma tu sei scemo. Vabbè, dai, non sembra male. Che dici? No, è enorme. Andiamo avanti. Mezzanotte. Sapete cosa? Oddio, che è? No, ti prego. No, ti prego. Chi è qui su? Una madonna. Oddio. Chi è? Gente. Ma che? Siero la vitamina C. Questo mi sa che non è. Tornocchi alla caffeina e acido ialuronico. Evitare la comparsa di borse e occhiaie. Crema specifica per i profuli. La crema per un cazzo ce l'hai? Mentre che asciuga la gamma i denti. Mascherine e contenzione notturna. La D-Care, ce l'hai la D-Care? Che cazzo è? Concludiamo con una crema idratante. E vi auguro una buona notte. È quasi. Cioè qui su. Di mezzanotte. Sapete cosa vuol dire? È l'ora della skin care. Cioè, questo tutti i giorni. Prima di andare a dormire se fa sta skin care. Franco! Puoi cantare voi marraspadori dei Queen? Siete incredibili! Hey. Fra. Mamma fra! The skin of the man! With the gun again! He said the mamma! Scatena da Franco! Mamma! Canada, baby. Tu che lavoro fai? Tu fai lo youtuber nella vita? Sì, io faccio lo youtuber, tra l'altro mi è piaciuta la presentazione che avete fatto. E sostanzialmente
il nostro è un lavoro di intrattenimento. Noi andiamo a far divertire dei ragazzi che ci guardano. E in certi casi ci imitano pure. Cioè, sono d'accordo sul discorso che i ragazzi imitano gli youtuber. Però quello che... Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ma io ti conosco. Sì, credo, può darsi. Tu sì, sei un comico sì. televisivo. Assolutamente, ho già avuto parecchie cose in TV. Ho fatto... Guarda, dottore, io ho dei dolori qua, nella okay. schiena, in basso. Ok. Niente, vorrei sapere se è tutto a posto. Va bene. Di più sul sacro. Ah, te lo guardo io se è tutto a posto. No. Dottore, ma deve essere più specifico lei, colpa sennò mia. Io vado subito sul sicuro. Destro, ah, destro. Destra. Ah. Male qua dietro, ok. Quella non è perché è la pasta che ho mangiato ieri. No. No. Perché? Cos'è tecnica? Che fa, come il farmacista Sozzone? Ah, sul sagro? La Madonna, se me la ricordo questa. Ma dopo... Mi ha commentato l'ultimo video, non l'ultimo post. Per quello dicevo. Anche un po' rigida, le usi, però... Vabbè. Anzi, se vuoi venire a casa mia facciamo una bella pasta. Altro che pasta, lì ha nominato la pasta. Da me mangiamo un bello piatto di Vinci Sgrassi, te faccio. Ragazzi, fatemi usare di più le gambe. Basta. Te le faccio usare io le gambe. A cucinare, ragazzo! Non usare sempre solo le braccia. Che fa? Che ci sta a dire? Che? Rippi, come ti senti? Dottore, dopo questi massaggi molto meglio. A posto, sei guarita. Sono guarita? Diciamo. No. Possiamo fare un'altra seduta? Va bene, facciamo una... Io penso di uscire dalla maturità con... Onestamente 70, però... Ma quanto pensi di uscire dalla maturità? 68. Tre piccoli trucchetti per rendere più fresca l'estate di... Ma che fai, Trumagni? Dopo gesto male, ragazzi. Io dopo sono una persona che ci sta troppo male quando dopo non gesta più. Quindi preferisco non farmelo per evitare di soffrire. Tre piccoli trucchetti. Questo è il vero cibo, non come quelle porcherie che mangio in Giappone. Papà, sto facendo bollire l'acqua. Ho preso questa buonissima pasta. Ma sai che sei proprio brutto così? Sono il malattio di tutti. Cazzo. Buongiorno, mi dica. Me la dà un'acqua minerale? Sì, la vuole naturale o frizzante? No, la voglio minerale. Le acque sono o naturali o frizzanti, cioè sono quasi tutte minerali. Naturale o frizzante? Una domanda, quando sei alto? Intorno al 1,75 più o meno. Ah, allora a posto, papà, ci siamo. Sì, penso che ce la facciamo. Che sono? Non è che hai peso, smetto. Vivere faccio. E beh, che me frega qui? Niente, papà, sono andato a fare una consegna stamattina per cena sturna red. E qui, per te, ho trovato questa bara. È 1,80 m, diciamo, più o meno la misura tua, ci siamo, avanzano pure 5 cm. Ce l'avessimo fatto. Magna, e vengo a chi te è morto. Ma mi rubo che è qui, si sta sur. Papà, scusa, sta rabbia pure. Cioè, non fa la porca di sto caffè, io. Ma che è, te pari questo? Pure il resto. Farò. Che farò? Che mi stai a regalare il bago? Mi stai a regalare? A tu il bago, mi vuoi dall'amore. Mi vuoi dare. Stuso.
Mi potresti preparare un boulevardier? Andiamo subito a riempire il nostro bicchiere pieno di ghiaccio e andiamo a raffreddarlo. Però intanto che raffreddiamo il nostro bicchiere, ragazzi, mettiamolo da parte, perché ora ci serve un mixing glass così. Non è bianco, ma è ghiacciato. Boulevardier, ragazzi, nasce nel 1927. Ma che roba, da una non versione ho del Negroni. A posto del gin hanno preferito, vabbè, un cocktail, il whisky. Gli amanti del whisky questo drink lo preferiscono tanto. E andiamo subito a vedere il nostro ingrediente, perché ho detto è una versione del Negroni. No! Ci serve un bel 30 Duarte, già Duarte me lo dici, ml di bitter Campari, un bel giochino dietro alle spalle, pam. E poi ci serve un bel 30 di vermouth rosso. E poi, ragazzi, questo è l'ingrediente che cambia il nome di questo cocktail. Un bourbon whisky, sempre un 30 ml, uguale alle dosi del Negroni. Porca troia, c'è tre volte che lo dice. Al posto del gin ci va il whisky. Andiamo a riempirlo pieno di ghiaccio il nostro mixing tin, così andiamo a diluire i nostri ingredienti. È un drink, ragazzi, che ti manda un po' fuori di testa. Dopo due di questi inizi già a vedere un po' le stelle. Ok, l'equilibrio è perfetto, anacquato è il giusto, e andiamo a versarlo nel nostro bicchiere che è già raffreddato. Leviamo l'acqua che era nel nostro bicchiere per raffreddarlo e andiamo a versare il tutto. Ok, magari non dite delle dosi, per cui queste sono le dosi. Ma che te? Devo pagare 10 euro per un dito di vino? No, ma è poco, è tutto ghiaccio. Purtroppo sono queste le dosi, ragazzi. E poi andiamo a riempirlo il nostro bicchiere pieno di ghiaccio. Andiamo sempre a girarlo un po' nel nostro bicchiere e andiamo ad aggiungere altri due cubetti di ghiaccio per completare. Qui non ci va una fettina d'arancia, ma una scorza d'arancia, perché qui abbiamo bisogno degli oli essenziali della nostra arancia. Mai chiesto un boulevardier? Io te l'ho preparato. Balcanico Gin ti saluta, ci vediamo alla prossima. Cin cin. Minchia, 10 euro per... Andiamo avanti. Non so capito che succede. Ok, perché questo video? Gaia Caravaglia, chi è? Minorenne. Ti è mai capitato di provare attrazione sessuale per la volpe del piccolo principe? No, sicuramente. La volpe del piccolo? Il tatuaggio sul polso. Ho una palla così sul mio gluteo destro e finalmente oggi. Se vede che c'è pure un cazzo dentro il culo, può essere. Dopo un anno intero dall'accaduto, mi sono decisa di fare un'ecografia. Ora vi racconto che cosa ho. Che è successo, signora? Partiamo dal principio. Era agosto. Agosto, estate, caldo, ancora caldo. Caldo foso. Stavo alla casa al mare con i miei nonni. Sì, mi interessa, via. Mi dispiace, scusami, ma signora Pecora, chiedi perché signor Cervo ha fatto questo ai suoi ospiti. Ma che? Chiedi alle creature se possono aiutarti ancora. Non ho capito. Ma frate, sarebbe interessante sapere sia signor Pecora che ha fatto, sia perché l'ha fatto, ha fatto gioca gioco del cervo, ma se tra tutte quante, ma non ho capito che lo stai facendo. È semplice, perché basta fare così, guarda, basta fare e vai giù in profondamente in ipnosi, giù ipnosi, vai sempre più giù, sempre più in profondità. Ma che te credi? È semplice, perché basta fare così, guarda, basta fare e vai giù in profondamente in ipnosi, giù. Vai sempre più giù, sempre più in profondità. È semplice, perché basta fare così, guarda, basta fare e vai giù in profondamente in ipnosi, giù. Vai sempre più giù. Ma che cazzo stai a fare? Ma che te?
Ma che è sta roba? Ma che è? Ma che cazzo è diventato TikTok, ragazzi? Ma che è? Ma veramente ci va di moda sta roba? Allora, grazie mille, Lu, quello sbagliato per 32 mesi di resub, grazie mille. Tu sempre più in profondità. È semplice perché basta fare così, guarda. Basta fare. Come ti chiami? Riccardo. Riccardo, da dove vieni? Da Massimino. Massimino. No. Oh, se lei era in carne alta tra 1,55 e 1,75. Ha le mani e i piedi freddi anche in estate. Ha il ferro basso. E allora c'ha bisogno di ningunine. Amico mio, sposala subito. Ma a me che cazzo me frega se è in carne, obesa o magra o secca. A me basta che sia una donna, non una bambina. Ma poi vabbè, io chiappo tutto, insomma. Non è che esperienze così volatili. Tutto. Ma basta che ci sia un chiarimento sin da subito. Ah no, ma stasera già ti qua. No, non donne pipistrello. Pipistrello no. Ma che so male. È una cosa nostra. Comunque posso dirti che non sei il mio tipo? No! Tu non sei il mio tipo. Tu non Next. Sei il mio tipo. Next, Edo. Tu non sei il mio tipo. Edo. Non lo volevo. Non lo volevo. Vuoi farlo te? No, però perché dai, che cazzo fai? Ma nel tuo opera. Sono andata via. Ma perché? Ma che hai detto? Sto piangendo, renditi conto. Sta piangendo. Io sento di male. Quanto costa il caffè più economico d'Italia? Sono in Sicilia, più precisamente. Caffè più economico. Caffè più economico. Acqua sporcata con un po' di caffè, diluita con tanta acqua, concentrato. Magari, che ne so, lo comprime dentro, ma che ne so, magari 10. Boh. 50 centesimi. Italia. E adesso vediamo perché costa così poco e soprattutto se è davvero buono. Grazie Simone Leone, 13 mesi, ciao bello. Il nostro caffè costa così poco perché 60 anni fa No, aspetta, mo te lo dico io perché costa poco. Il nostro caffè costa così poco. Vediamo. Quanto costa il caffè più economico d'Italia? Quando sono costa? In Sicilia, più precisamente ad Alia. E adesso vediamo perché costa così poco e soprattutto se è davvero buono. Il nostro caffè costa così poco perché si evadono le tasse. Scherzo, ovviamente scherzo, sono ironico. 60 anni fa mio suocero, quando ha aperto questa attività, l'ha messo a 50 lire per dare la possibilità a tutti di entrare dentro il bar. Adesso te ne faccio uno e poi mi dirai se oltre a essere economico è buono. Noi acquistiamo il caffè a Mussomeli, provincia di Caltanissetta. Cioè? Cioè, acquista il caffè dove? A così poco, non lo so. Vabbè, vorrei dire una battuta, ma non posso farlo. Aspetta, che la torrefazione anch'essa è storica. Il caffè a Lenza, e per avere un buon risultato del caffè deve uscire sempre lentamente, con una bella schiuma dorata. E siccome buono. So che mangi tanto, ti faccio provare i nostri pasticcini. Però sovrapprezzati dei 50 centesimi l'uno. Artigianali. E adesso vediamo com'è. Nonostante il caffè costa 30 centesimi, è cremoso, dorato. Ma come hai detto 50 centesimi? Avevi detto come 30 centesimi? 30 centesimi! Ed è buonissimo, anche amaro. E poi la signora mi diceva che vengono da tutti i dintorni per provarlo, ma per provare anche i pasticcini, come questa pasta di mandorla ricoperta di miele e pistacchio. Se vi trovate vicino Palermo, ad Alia, il bar Perrone è una tappa da non perdere. Adesso scrivetemi nei commenti quanto costa il caffè nella vostra città. Un euro minimo. No, ma nemmeno. 1,50 euro. Ma come fa un caffè a costare 30 centesimi, ragazzi? Un caffè 30 centesimi. Con tanto di scontrino e tutto. 30 centesimi, raga. 30 centesimi con tanto di scontrino. Dai. No way.
Mo 50 fino a 60, 60 60 70 centesimi, cioè se può credere magari. Se c'ha spese basse, che ne so, l'affitto paga poco, tutto il resto magari. Però ripeto, ma 30 centesimi è troppo poco. Ma anche se ci vanno tante persone, troppo poco secondo me. Secondo me. Cioè dovresti fare almeno 1000 caffè al giorno per andarci in pari. Ma forse pure di più, 2000. In tanti mi chiedete, ma quando fai queste mosse la bottiglia non si spacca? Però magari ne fa tanti, come dicono in chat, ne fa tanti, però magari mettono i prezzi più alti da altre parti, per l'acqua, per altre cose, magari una sorta di pubblicità, potrebbe essere. No, ma anche se cade per terra, qua sotto ragazzi c'è il legno, sicché il legno attutisce il cadimento della bottiglia. In tanti locali, esatto, okay, diciamo, okay, migliori, ci puoi trovare anche i tappeti. Grazie mille, Metto Rodo, 2 euro, grazie mille. Mua. No, questo abbiamo visto prima, via. Raga, ma come si... Oh! Che cazzo! Porca di quella puttana! Porco! Ma che fai? Ma che fai, cazzo? In un paesino di montagna c'è una mucca che fa del latte buonissimo. Cazzo, sono venuto. Vabbè, ultimo. E tutti gli abitanti vanno a comprarlo dal contadino. I tre segni zodiacali più bipolari dello zodiaco. Quello che si trova al primo posto è cintura. Porca queste, madonna, 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 che mi ha fatto ricordare quelle con lo segno zodiacale qua. Che porca puttana, io c'ho lo scorpione, no? Io ho come segno zodiacale lo scorpione. Scorpione. Porca troia, lo scorpione non attira manco un pelo di figa. Niente, zero. Zero, dicono tutte che so. Che dicono tutte che so bipolare, che sono una persona di merda. Ma tramite solo, ma nemmeno a conoscermi. Non è che dici, io perché ci sono stata con tanti scorpioni, sono stata. Ma io lo scorpione lo conosco bene, lo scorpione no. Mamma donna santa Dio. Ma andate a cagare tutte, porco Dio. Una nera di sbalzi di umore, tanto che riesce a piangere, ridere, arrabbiarsi con te e a far pace nella grazie, stessa zio Pera. Da 10 minuti. Al terzo posto troviamo il segno zodiacale del cancro. Il cancro è governato... C'è il cancro... ...dalla luna. E come sapete, la luna ogni giorno ha la faccia diversa. È la... La tua c'ha la faccia da culo. La loro empatia che li frega, perché sono in grado di sentire e assorbire le emozioni delle persone che gli stanno di fronte. E ogni tanto si stanno sul cazzo da soli. Al secondo posto troviamo il segno zodiacale della bilancia. La bilancia sembra tutta pacata e tranquilla, ma quando siete con i capelli dritto scuro non dura neanche così poco. Ed eccoci arrivati alla posizione numero uno, dove troviamo Scorpogno. Il segno zodiacale del... Ma prima sono Charlotte Soul, paladina... Porco Dio, dimmi! Ho creato per te... Come sedurre i segni zodiacali? Trovi tutte le informazioni nel link in bio. Ed eccoci arrivati alla posizione numero uno, dove troviamo il segno zodiacale dei gemelli. Sui gemelli ho già detto... Ah, non c'ero scorpione? Tutto, ma se ti posso dare un consiglio, non provare a capirli. Fingiti morto e tu ti ritrovi in questa classifica. Ma porco Dio, ce l'ha un reggiseno questa? Ma ce l'ha un reggiseno questa? Ma ce l'ha l'euro reggiseno, porca! Clap when she walk, clap when she walk, clap when she walk. Oh! Sì, sì, ce l'ha. È di color carne, però ce l'ha. Ma perché? Per tutte le volte vieni qua con queste richieste folli. Il 29 aprile... La mascherina, deputato Sgarbi. Ho un certificato sì, medico. Sì, ma l'ho letto. Vabbè, non le impone di non avere la mascherina in aula. Deve mettere la mascherina. E lei è un fascista? Mi dissocio. Lei non può offendere così la presidenza. Colleghi, non rompiamo questo momento, per favore. Collega Sgarbi, la richiamo all'ordine. Collega Sgarbi, si metta la mascherina, la richiamo all'ordine. Collega Sgarbi, lei è espulso da quest'aula. Lei scusa a quest'aula. Madonna. È andato. Adesso mio padre mi dirà tre esercizi che dovrò. Oh, porco Dio, che fai? Mi si è fatto pigliare una paralisi del Dio.
Oh, ma vuole un borcuci? No, non ci credo, che cazzo fai? Ma che fa? Sì. Sì, se tu ti ficchi sta roba e ti incontro per strada, ma che ti se caga? Ma che? Ah, ok, ma dopo fa lo costume, fa. Ok, ok, ok. Ok, poi prendo tutte le misure, poi che fa? Ok. Che fa? No, vabbè. Ma è una maga. E non mi fai vedere? Che ore sono, per favore, signorine? Le 7:15. Signorine. Signorine. Ma che siete? Africani. Che ore sono, per favore, signorine? Questo non è un normale. Mi dissocio. Un milione di euro. Ragazzi, direi. Serve tutto adesso, ragazzi. Serve il cuore adesso. Italia conquista la Coppa del Mondo, adesso. Ok? Ok? Mo, porco diavolo, vai, io. 20. Oh, 60, fatto 20, 80. 60, 140, vai, io. Porca troia, ma questo è bravo, eh. Questo è bravo. Crediamoci, crediamoci, triplo 60. 60. 180. Così. Forza. E che bello vedere quella casellina magica a fianco all'Italia. Ma troia, sei bravo. Ma bravo, eh. Non molla più la tripla, adesso sì. Ah. Turetta c'è, abbiamo bisogno anche di Dante. 20, triplo 20, ottimo. E poi 20, centone. Porca troia, è bravissimo, raga. Ma è bravissimo, oh. Porca troia, che braccio fermo. Guarda, 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 guarda il corpo totalmente fermo. Il corpo fermo, immobile. Ma quante ore si allena, secondo voi, questi? Quante ore si allenano? Quante... Vicino lì al confine. 20... Si prende il suo tempo per tirare l'ultima. È triplo 5, sfortunato. Sfortunato, gira male. Cazzo. Adesso. Gira male, non è 26 ore, ma io penso che veramente. Vediamo se ci riesce la Svizzera. Ah, è la prima che hanno vinto? Falpen ha smesso di tirare cipolle. De Fraccette, dici? È la prima che hanno vinto De Fraccette? Porca troia. Raga, ma voi avete mai visto io che gioco a freccette, porca puttana, quando tiro la freccetta faccio così. È triplo 1. Porca troia, là, non ce la faccio io. Ragazzi. Triplo 1. Ma check out anche loro. Scala questi punti, scala questi punti, mamo. Va bene. Va bene, due volte sul triplo 5, ma c'è un triplo 20 che ci porta a 93 punti. Mi sa che lì dal sogno. C'è una bella ansia qua, eh. Urca troia, no, ho fatto tre. No, e porca! Ma porca di quella troia, di quella vacca, di quella troia di Cristo! Ma non mi puoi mettermi da video! Raga, io sta maglia non la metto okay. Qui, qualcuno la vuole? Sì, la prendo io. Tre sorelle. Che è una barzelletta? Raga, donna, sì. So che sei in massa. Ti ho comprato un gran... Ciao, mi decrollo! Pesci di fobia, talassofobia, fobia. Ma che cazzo è? Che cazzo è? Oh raga, che cazzo è? Talassofobia, fobia do mar. Attenzione. Che cazzo è? Prego. Pizza! 25. Io ho scoperto di avere la Tourette quando ho conosciuto la mia compagna. Perché mia compagna è una psicologa. Okay. E un giorno mi ha fatto una domanda, ma così a bruciapelo, mi ha detto, ma tu questi tic quant'è che ce l'hai? Dico, beh, ho risposto a un paio di cose, mi ha detto, ma tu non c'hai i tic, tu c'hai la Tourette. Boom. E
Tourette, però ce l'hai motoria, non ce l'hai verbale, perché il problema è questo, che la Tourette famosa è quella delle parolacce. Ok. Quella della gente che ha già tutto bestemmia, no? Sì. E perché è quella che fa, che si conosce più, perché è quella più aggressiva. Sì, certo. Invece c'è appunto tutto un mondo che riguarda la parte motoria, che sono tutti gli effetti dei tic, soltanto che, amore, ma non, spero di non sbagliare, che diciamo, il tic viene da una cosa post-traumatica, cioè sindrome di stress post-traumatico, è una cosa che ti è successa, che ti ha cambiato qualcosa, e il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì. E quindi si può guarire da un tic. Dalla Tourette no, perché la Tourette è una cosa neurologica, che è come uno starnuto. Signore anziano, li abbraccia la nipote dopo anni. È una Madonna. Una Madonna. E sai che bella nipote, una Madonna. Oh, io me la prenderei molto volentieri, oh, veramente. Mamma mia. Ma che cazzo sto a vedere? Ma che è diventato il web? Dio santo, Dio. Madonna. Poi quella mi fa ridere perché su YouTube, Maria Sofia. No, chi demmo questa qua? Che cazzo è? Maria Sofia, perché mi viene fuori Evoca Auschwitz? Che cazzo è? Ma che è? Sogio qua, io ho una paura. Scusate, c'ho paura un attimo di far vedere un po' dei contenuti. Dove sta quella che... Io sono Maria Sofia e cambierò il mondo. Eccola. Io guardo avanti. Ho scelto Unipol Sai. Hai capito? E oggi, ma... se fai un preventivo per la polizza auto, è gratis un anno di Unipol Move, il nuovo servizio di telepedaggio. Unipol Sai. Sempre un passo avanti. Er pazzo sgravato, buona fortuna. Eccola. Cambiare il mondo. Sono convinta che lo farò. Na Madonna, ti sei proprio fatta un bucio di culo grosso così per cambiare il mondo, figlia mia. Un bucio di culo grosso così. Lugo, non è detta la figa. Che cazzo è? Oddio. Oddio, che mi tocca sentire, raga, porco Dio. Molto interessante come discorso. Grazie mille a Maria Sofia e grazie mille. Grande. Però, tra tutto, quando è che...